finito? Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Giulia e sono mezza pazza. Va bene, ok? Spero che voi abbiate notato qualcosa di nuovo dietro di me, tipo questo telo bellissimo, che finalmente ho un background. Cani! Un cane bellissimo! Per quanto riguarda i prefi prefi e bocci bocci, sì, ho copiato il modo di dire da The Lady e Deborah Fully, però è troppo bello, cioè, quindi passatemelo per favore. Non giudicarmi. Non giudicarmi. Vi lascio al video. Ok, allora, preparatevi moralmente perché questa è una sporta di Sephora più grande della mia faccia e dobbiamo vedere tutti i prodotti all'interno, quindi prepariamoci moralmente. Abbiamo uno spray di Collistar che ho amato tutta l'estate, è finito, quindi il mio prefi prefi bocci bocci è una cosa molto strutturata male, nel senso che sono i miei preferiti e i miei bocciati del periodo, di un periodo molto molto largo, perché sono veramente tanti prodotti e sono prodotti finiti, quindi qui scatta il pollice tattico, perché finire un prodotto che odio, ne sapete qualcosa anche voi, vero? Ditemelo in un commento, che anche voi lo sapete. Vi minaccio, dovete fare un commentino, vi minaccio. Comunque, questo è lo spray Collistar, acqua super abbronzante, idratante, antisale. Ha un profumo buonissimo, costa, perché questo barattolino qua, che comunque contiene 400 ml, costicchia. Però vi tiene la pelle elastica e veramente vi accelera la bronzatura, è una cosa fenomenale, quindi io veramente ve lo consiglio. Vedete che amo, se mi seguite da un po', è la Garnier Skin Active acqua micellare con il tappino rosa, mi cade tutto, mi esce tutto, cioè. E strucca, deterge, lenisce, non brucia gli occhi, è fenomenale, ha tantissime alternative, quindi sicuramente troverete l'alternativa più adatta a voi, è veramente ottima. Di salviette struccanti. Questo è il cane che avete visto prima. Augusto! Queste due salviettine struccanti sono due alternative, queste sono top, queste sono immerse nel prodotto, sono una cascata di prodotto, questa, cioè hanno di tutto dentro, sono buonissime, hanno... Truccano anche il trucco waterproof, ti vedo che mi guardi. Sono buonissime. Si sta ribellando. Sono immersa nel prodotto, vi struccano l'anima. Queste qua di Fresh and Clean, per favore evitatele. Sono 60? 60. Struccano. Niente. Non hanno prodotto all'interno. Mi sono abituata bene veramente con le salviettine di Wycon, ma queste per favore, cioè sono l'obbrobrio. No, non so se voi avete mai provato degli shampoo secchi, adesso dire non ti lavi che schifo, puzzano poi i capelli, allora sì, ok, è un pro e un contro usare lo shampoo secco, è utile perché non vi fa sembrare delle barbone se per una volta vi dimenticate o non avete il tempo di lavarvi i capelli. E comunque anche a capelli lavati dipende dallo shampoo secco che utilizzate, perché con quelli di Batiste e con questo qua in preciso che è di Avon, non so se conoscete questa marca cosmetica, io sono rappresentante e hanno dei prodotti veramente veramente validi, quindi uno di questi prodotti validi è questo qui, che è il dry shampoo di Advanced Techniques di Avon, è fenomenale, non lascia residui bianchi, non fa appesantire i capelli, sembrano veramente appena lavati ed è un salvavita, infatti l'ho finito, 150 ml finite e costano veramente da 1 euro a 3 massimo proprio, cioè sforando, sono veramente veramente buoni. Il prodottino che vi parlo di Avon è questo qua, il Clear Skin Clear Emergency. Questo prodottino qua è salvavita, adesso anche Beyond Me è uscita con dei prodottini di questo tipo per i brufoletti. Questo è un gel che ho finito, contiene 15 ml ed è buonissimo, è sempre di Avon appunto. E questo qua praticamente ha un beccuccio molto molto sottile, perché va direttamente applicato sul brufoletto, che sia interno, esterno, giallo, rosso, infezione, eccetera. Questo il giorno dopo... Non dico che sia sparito, però non avete più male, non sentite più quel male assurdo se sono in punti strani del viso,
l'ha sfiammato assolutamente e se era già un brufolo giallo barra crosticina, cose così, non c'è più. Quindi per sempre 1,50 euro di prodotto atomico. Vi parlo di uno shampoo. Questo qua l'ho finito quest'estate. È Atomico. Vi lascia veramente i capelli dritti. Cioè, non avete bisogno di piastra, non avete bisogno di phon, perché in estate c'è lo. Cioè, tutti moriamo di caldo, per favore. Non usate il phon in estate, mi viene male. E lascia veramente i capelli veramente, veramente molto lucidi, quindi assolutamente consiglio. Questa maschera qui di Elisa Becca, e se non conoscete questo brand, è fenomenale, veramente, è molto molto buona, delle maschere, delle cose per la skincare atomiche. E questo è una collaborazione con il brand. Se non l'avete visto, io vi rimando al mio Instagram, quale io mi chiamo come il canale, ed è veramente buonissima questa maschera. Dicevo, vi rimando al mio Instagram perché ho fatto un video recensione di questa maschera, quelli tutti fighi da youtuber fighi con la musica sotto, io che mi muovo in mezzo alla maschera e che ve ne parlo, cioè bellissimo. Andatela a vedere e seguitemi anche lì perché sono abbastanza attiva. Niente, questa è il Silky Creamy Donkey Steam ed era una maschera in crema, vi spiego. Una maschera in tessuto che però rilasciava crema, quindi una volta passati i 20 minuti togliete la maschera e vi rimane della crema sparsa per il viso, che è un ottimo idratante. E mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Tra l'altro c'è ancora del prodotto all'interno, ma non volevo travasarlo in un vasettino per utilizzarlo dopo, quindi così. Sempre di Elisa Vecca, e ne prendo anche un'altra. Elisa Vecca e Sephora, sì, ho pensato moltissimo alla skincare quest'estate. Questo qua è di Elisa Vecca ed era al tea tree, se non sbaglio. Sì, cioè, voi non potete capire come questa maschera, ed è una maschera in tessuto, mi abbia cambiato la pelle, veramente. 20 minuti, io quelle di tessuto le tengo sempre 20 minuti, mezz'ora rispetto a quanto tempo ho. Vi cambia la pelle, ragazze, veramente. Se avete problemi di secchezza e di acne, è fenomenale. Ma anche se io ho una pelle molto mista, non dico che soffro di acne, però certe imperfezioni le ho sulla pelle. Non dico di avere la pelle secca, perché sono in certi punti secca, in altri punti grassa. Quindi una pelle veramente mista, una di quelle più critiche. Questa maschera è fenomenale. Se avete la pelle soprattutto secca, questa qua va a seccarvi magari delle imperfezioncine che avete, anche se avete la pelle secca. E una volta però applicato anche il siero che vi lascio una volta tolte, io vi consiglio di mettervi una crema idratante. In caso di pelle grassa invece questa va a idratare già abbastanza, perché comunque avendo il tea tree, togliere sostanze della pelle secca un po' la pelle, quindi se proprio avete la pelle secca secca secca, crema idratante dopo, ma questa, cioè, questa io la amo. Questa qui invece di Sephora, anche le maschere di Sephora mi piacciono abbastanza, certe ne di più, certe ne di meno. Questa è al tè verde, sinceramente sì, è una coccola, però costa veramente tanto perché costa 3,50 euro una maschera che puoi usare una volta. E quindi sinceramente, se volete uno sfizio sono buone, assolutamente, però piuttosto andiamo su di siti un po' più coreani, così, che hanno delle maschere veramente atomiche, siamo a posto. Sephora, qua trovo altre due mascherine che ho trovato. Questa qua è per le mani e ha lasciato veramente le mani morbidissime, quindi se avete problemi di secchezza alle mani io ve la consiglio. Questa qua è l'aloe vera, quindi è ancora più idratante e perfezionante della pelle. E invece questa cioè, questi io me ne sono innamorata, sono stracarini i patch di Sephora. Questi qua erano al melograno e me li ha regalati insieme alla maschera per le mani e alla maschera per il viso che vi ho fatto vedere la mamma del mio ragazzo, cioè top, io adoro quando mi fanno regali di skincare. E li ho adorati veramente, io non ho problemi di secchezza sotto, però comunque questo gel, cioè, sotto l'occhio era veramente fresco. E quel minimo di occhiaia che ho, comunque di secchezza che ho nel contorno occhi, me l'ha levata, quindi veramente atomico. Vado poi a parlarvi di un prodotto molto molto low cost. Questo è quasi finito, nel senso che qui vedete la confezione, ma se avete visto il mio video Back to School ve ne parlo di questo blush. Lo adoro perché fa un effetto veramente pescato, fresco, e costa, come sapete, Essence 2,50 euro, diciamo. Non è finito perché l'ho sbriciolato dentro la Brighten Up di Essence, che è la banana powder, che ho finito anche lei, atomica quella cipria veramente. E
Quindi è un prodotto semifinito, però è comunque un preferito perché mi piace veramente, veramente tanto. Shampoo bocciatissimo, non compratelo, il Bepanthol Shampoo Provit. Capelli secchi e trattati. Questo shampoo, se voi lo usate che avete capelli secchi e trattati, dopo dovete andare dal parrucchiere a farvi tagliare i capelli perché questo shampoo vi secca i capelli. È un peccato perché è uno shampoo che costicchia anche, ha un odore che mi piace tantissimo, sa proprio di parrucchiera, ma questo shampoo, cioè sui miei capelli, me li sfaldava, me li seccava, ho dovuto fare dei grandi impacchi dopo aver usato questo shampoo, cioè l'ho finito. Voi capite che io l'ho finito, 300 ml, cioè. Prodottino make-up finito, L'Oreal Accord Parfait. Il mio è nella tonalità Vaniglia 2N, è sul tappino. Questo qua è un fondotinta bellissimo, fa un effetto di seconda pelle perché lo definirei un medio-bassa coprenza, ma è veramente, è idratante, ma non va ad ingrassare le zone del viso già grasse e insomma mi piace, non fa neanche delle pieghette nel viso. Tra l'altro avevo fatto una review sul canale di questo fondotinta e insomma, se volete, se avete curiosità, andatela a vedere. Ho provato allo sfinimento, perché c'è veramente tanto prodotto, una maschera di Glam Glow in campioncini. Era un siero a due step, il primo era veramente un siero, il secondo era una crema stra buoni, cioè io voglio comprare questo perché faceva la pelle più vellutata del mondo, con profumo di agrumi, cioè buonissimo veramente. Quindi questo io tra l'altro lo tengo da parte perché voglio vedere quanto costa questa maschera, infatti sarà una cosa da ricomprare assolutamente e la tengo da parte. Bocciatissimo e mi dispiace un sacco, questo mascara di Essence non mi è piaciuto assolutamente, è il Get Big Lashes in, non so se abbia più di una formulazione, ma questa è la formulazione waterproof. Ha uno scovolino enorme per le mie ciglia, per il mio occhio, e puzza di alcol in una maniera incredibile, ma non adesso, da sempre, e fa un sacco di grumi, quindi non, cioè, io non ve lo consiglio. Continuiamo per quanto riguarda i mascara ed ho adorato, veramente adorato, l'Hypnose Drama di Lancôme. Questo ha uno scovolino molto curvo, molto largo anche, ma va a prendere le ciglia in un modo che voi non avete mai visto prima. È un mascara high cost, ok? Però se volete spendere quel tocco in più per far svenire gli uomini con un tocco di vostre palpebre, ciglia, anzi non palpebre, palpebre, Giulia, cioè. Questo è lui, basta. Vado a parlarvi in simbiosi di ben quattro cremine. Allora, questa qui è di Caloderm e ovviamente le ho tutte tagliate per prendere tutto il prodotto. Pelle molto secca e screpolata, non mi è piaciuta. È veramente un burro perché è veramente dura e quindi al posto di andare a idratare perché non ha acqua all'interno, va quasi a semplicemente amalgamare la vostra secchezza, non so come spiegarmi, ma è veramente duro da stendere sul corpo, quindi vi fa screpolare se siete veramente molto secche sulle zone del corpo e delle mani, e no, no, veramente. Adoro alla follia Bottega Verde, bacio sotto il vischio, sa di cannella e di vischio, ne ho ancora un pottino piccolino nella mia borsetta perché non posso lasciarla. Io vorrei che inventassero un modo per farvi sentire gli odori, perché questa è atomica, veramente. Idrata in una maniera incredibile. Erano, boh, 50 ml, sì, e non è vero? Sì. Sì, 50 ml. Si ribella. Atomica, veramente. Bottega Verde è un buonissimo marchio, tutto ovviamente, come dice il nome, bio. Di Pupa ho adorato questa crema che è tipo 7 in 1, no, 3 in 1, crema viso, balsamo labbra e struccante delicato. Era la fine del mondo.
veramente buonissima, sempre 50 ml, mi era stata regalata, ma buonissima, non so se la trovate ancora in commercio, è fatta in questo modo qua, viso di velluto si chiama, di pupa, buonissima veramente. E un'altra crema viso che voglio consigliarvi assolutamente è Oro di Baobab dell'erboristica dal 1969. È veramente buona, è una rigenera, è rigenera, è un antiossidante ed è fatta in Italia, quindi abbiamo un prodotto made in Italy veramente veramente buono. Vi parlo in simbiosi questa volta di Tre Burro Cacao. Allora, Yves Rocher è una buonissima marca, mi piace, ma i suoi burro cacao a me screpolano le labbra. Questo è il karité, a parte il fatto che se per caso vi viene da leccarvi le labbra o comunque ne mettete un po' troppo, sborda all'interno del labbro, ha un sapore orribile, veramente sa di plastica e quindi non mi piace. Mi piace un sacco, ma è la fine del mondo per quanto riguarda dolore, perché se avete le labbra screpolate con il sangue, con le croste, quando avete i raffreddori, anche di fianco al naso se lo volete mettere, questo si è cancellato tutto. Era un burro cacao di Equilibra all'aloe vera. Questo fa malissimo, ragazze, fa veramente veramente male, perché vi rigenera le labbra, vi rigenera le labbra, il naso, qualsiasi posto in cui abbiate della secchezza, ma fa malissimo, cioè soffrite, dovete soffiarci perché è fatto 100% di aloe vera e fa malissimo, ve lo assicuro. Abbiamo sempre, no, l'ho messo, stavo scherzando. E abbiamo il Blistex che io adoro come lip balm, sono veramente curativi. L'unica cosa è che questo qua è quello al limone e ha lampone e non mi piace assolutamente l'odore, però l'effetto che fa sulle labbra, sempre per raffreddore o se volete veramente qualcosa di idratante, i Blistex, anche se costano un po', sono veramente buoni. Due cipre che ho finito sono la mia Stay Matte di Rimmel London, che ultimamente, provando nuove cipre, questa non è che mi piaccia più così tanto. È una buona cipra, low cost, buonissima, però sto puntando a qualcosa in più, ecco. E una cipra comunque molto buona da borsetta per ritocchi è questa qua di Coveral di Wet n Wild. È veramente veramente buona. Settano tutte e due, sono tutte e due low cost, più o meno sul prezzo è quello lì, e ve le consiglio. Per quanto riguarda capelli invece, diciamo, ho utilizzato e finito questo qua, olio di cocco, che utilizzavo sia per struccare il viso sia per impacchi di capelli, ed è una cosa atomica, vi rigenera veramente i capelli e vi strucca in un modo eccezionale. Questo l'ho trovato su Amazon, quindi semplicemente, se volete saperlo, questo qua è di Nysans. Ma se scrivete 100% cocco naturale, olio di cocco, su Amazon ne trovate a quantità industriali. Un altro prodotto che vi consiglio assolutamente, questa era una mini size da 10 ml, comunque, quindi ho fatto 5 applicazioni, 6 applicazioni, di Botanicals Fresh Care. Questo qua è una pomata di morbidezza che veramente vi ammorbidisce i capelli. La potete utilizzare sui capelli secchi, sui capelli asciutti, sui capelli bagnati, prima di lavarli o come impacco notte, e vi trasforma veramente i capelli. Vi chiude tutte le punte e ve li fa lucentissimi. Questo qua invece è uno struccante che è molto molto intrigante. È di Avon ed è della collezione Agnew Clinical ed è Leave-In Texture and Tone. Sono dei pad, erano veramente dei cotoni praticamente, di quelli per struccarsi, con acido ialuronico all'interno. Questi qua, se avete dei brufoletti, ve li seccava tutti, li ho amati veramente. Infatti questa cosa qui la tengo da riprendere, perché se cerco uno struccante che mi è piaciuto molto, o comunque questo più che struccante io lo utilizzavo dopo essere struccata, quindi come trattamento, ed è fenomenale. Quindi sempre di Avon lo tengo da parte, insieme a quella di Glam Glow. Salviettine struccanti di Sephora, costano abbastanza perché vengono sui 5 euro, ma sono buonissime. Queste qua erano al carbone e avevano un effetto anche scrub, sono veramente veramente buone. Non so cosa dirvi di queste perché hanno un profumo che mi piace un sacco. Sono 25, quindi sono poche, però se avete imperfezioni sulla pelle, se volete fare, potete usarle dall'altro lato come struccante e dall'altro ancora, che ha i granelli, come scrub, quindi ha un doppio uso. E potete usarle anche, secondo me, come trattamento se volete fare uno scrub, però
è una scelta vostra. Per quanto riguarda primer viso, ho amato alla follia questo qui di NYX, che è il Pore Filler, che come vedete ho anche aperto perché era finito. Questo qua vi pialla veramente e vi chiude veramente i pori. Allora, è un amore odio. È talmente tanto denso e papposo che è difficile da tirar fuori dal beccuccio, essendo che ha questo beccuccio molto molto strettino. E una volta che non viene più fuori il prodotto, ce n'è una marea all'interno, ma aprire la confezione è veramente un suicidio, nel senso che una volta aperta il prodotto all'interno tende a seccarsi. Infatti sono arrivata alla fine del prodotto, che era veramente come gomma dopo che avete cancellato con la gomma che rimangono tutti i filetti, quello lì. Però è veramente un buon prodotto, nonostante dovrebbero secondo me cambiare applicatore. Ho odiato perché non fa assolutamente niente. Io amo NYX, però questo qua, l'HD Studio, che è fatto per le imperfezioni che escono all'esterno, quindi i brufoletti, i puntini, quelli bianchi che ci sono sulla pelle, i comedoni, cose così, è un primer base ma non fa assolutamente niente. L'ho anche aperto, l'ho usato tutto, ma non fa assolutamente niente. Vi sbianca il viso perché è un primer bianco, come si può vedere da qui che ne è uscito un attimo. Però è pastoso anche questo, e secondo me li va ad evidenziare le imperfezioni che abbiamo sul viso. Quindi io non capisco veramente dov'è che questo primer dovrebbe fare effetto, perché non fa assolutamente un effetto HD, fa un effetto schifoso, veramente. Quindi mi ha veramente deluso questo primer, anche perché costa 26 euro se non erro. No, adoro alla follia e devo prendere tutte, voglio tutte le maschere di Glam Glow. Questa qua è quella nera ed è l'Hollywood, no scherzavo, come si chiama questa maschera? Non lo so, però è quella con tutto nero, e questa qua pizzica tantissimo per le imperfezioni. No, cioè, non c'è niente da quanto l'ho amata. Ha un odore che mi piace tantissimo, all'interno ha dell'ortica all'interno, che va a pizzicare ovviamente. Che va ovviamente a pizzicare il viso, ma vi rende la pelle una favola. Infatti la metto ovviamente da ricomprare, anche se diventerò povera. Allora, ho utilizzato tantissimo questa mini size del NARS Radiance Primer Base Eclat. Cioè, è fenomenale. Se volete una base radiosa per il make-up, questo qui è la fine del mondo. Non è una cosa che sentite sul viso, perché non è appiccicoso, non è consistente, va a dare un effetto veramente di glowy sano della pelle. Beh, bellissimo, veramente. Kiko Eyeliner è quello con la punta in feltro, che non scrive assolutamente niente. Cioè, questa è la scrivenza anche una volta aperto all'inizio. Questo per favore non prendetelo, veramente vi toglie il punto dove siete riusciti a mettere un vero eyeliner nero, farlo nero questo, per andare a pulire, a riempire quel buchettino che rimane sempre, vi toglie tutto il lavoro fatto. È una cosa schifosa questo eyeliner, veramente, non voglio più vedere. Di Kiko sì, posso consigliarvelo invece questo correttore per le discromie, per i brufoletti, per le discromie rosse che avete sul viso. Questo è molto molto leggero, quindi se avete delle discromie pesanti non vi va a fare niente, però quel brufoletto che dà fastidio, sì, costa poco, è low cost, potete prenderlo. Adoro alla follia il mio LA Girl Pro Concealer, e questo qua era nella colorazione, ovviamente io apro tutto perché uso tutto, GC972 Natural. E questo qua è un primer con una coprenza fenomenale, ha tantissime shade per tutti gli incarnati, e io ve lo consiglio veramente tanto se volete un primer che costi poco. Lo trovate anche su Beautyvee e me la trovate anche su Amazon. E di Yves Rocher vi consiglio in parte, diciamo, questo qui, che è un mascara sia per ciglia che per sopracciglia, come fissante e come primer, e da rilasciare questi micro glitter che non sono visibili all'occhio nudo, si vedono solamente come effetto sempre glowy del viso una volta picchiati dal sole, ma è proprio leggerissimo, quindi sì, è carino ed ha anche una doppia modalità, quindi secondo me è carino. Yves Rocher, vi vado a parlare di questo color
questo colore maschera attiva luminosità ed ha un profumo buonissimo di, non so, di, ecco qua, di biancospino. È buonissima, veramente. Questa maschera qua fa un effetto fenomenale sui capelli, proprio di sani, di luce, districa ed è tutto naturale perché è di Yves Rocher, quindi ve la consiglio. Voglio consigliarvi un prodottino di P2, non so se voi l'avete da OVS, da me c'è, ed è un Easy Gel Top Coat che fa un effetto veramente, veramente, non so, perché io faccio fatica a trovare il veramente effetto gel sulle unghie e questo lo fa veramente, quindi io ve lo straconsiglio. Un prodottino che, al quale non potete dire di no, è Mercy Andy, il gel per mani. Sono buonissime, hanno tantissime profumazioni, ve l'avranno detto 5.000 youtuber diverse che è buonissimo, e il mio era la Black Vanilla ed è buonissimo, veramente odio averlo finito, dovrò prenderne altri. Ultimi due prodotti e poi ditemi che vi mancherò perché vi stavate divertendo, vero? Questa è di Mario Badescu ed era uno Special Cucumber Lotion, era un tonico, quindi da andare ad applicare dopo lo struccaggio e poi metterci la crema idratante, e questo qua è specializzato soprattutto per l'acne e per le imperfezioni del viso. Ha un odore fenomenale di cocomero, di cetriolo. A me piace l'odore di cetriolo, ma non mi piace il sapore, quindi sono un po' strana, però questo è veramente veramente buono ed ha 59 ml, quindi sembra piccolo ma ne ha di prodotto. E amo alla follia il Matte Finish Finish Matte di NYX Cosmetics. Questo qua è un po' piccolino secondo me, per costare 8,90 mi sembra. È 60 ml ed è un po' piccolino secondo me. Dovrebbero metterci un po' più di ml, però fa un effetto matte iper matte e vi tiene tutto il giorno, quindi veramente fenomenale. Anche questo mi piace un sacco, la profumazione che ha, poi questi sono gusti. Bene ragazzi, abbiamo finito con questo video, io spero che vi siate un po' divertiti, che seguirete qualche mio consiglio. Fatemi sapere assolutamente se siete arrivati fin qui con un emoji. Mettiamo l'emoji... c'è l'emoji del cetriolo, comunque vi metto qua l'emoji magari. E fatemi sapere anche se avete provato qualche prodotto, se vorreste vedere qualcosa provato da me e se avete qualcosa da consigliarmi. Iscrivetevi al canale per i prossimi video. Ciao!